con oggi si conclude lo special realizzato in onore delle Candelore di Sant'Agata. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito sia sul sito che sui social durante questi giorni. E soprattutto vogliamo ringraziare tutti i presidenti e i membri dei Cerei, perché ci hanno aperto le porte ad un mondo fatto di devozione, folklore, opere d'arte, ma anche di tanto sacrificio. Ragazzi, com'è andata questa festa del 2024? Chi vuole rispondere? La donna, l'unica presidentessa donna. Buonasera a tutti, io sono Lucia Giuffrida, presidente del Cereo Devoti di Sant'Agata. Quest'anno la festa per noi è andata bene, però ci sono alcuni punti di vista che potrebbero andare ancora meglio. Buonasera, io sono Orazio Riggio, come ha detto il presidente del Cereo, Monsignor Ventimiglia. Diciamo che è andata bene, però come diceva la collega presidente, ci sono alcuni punti che ancora dobbiamo parlarne e mettere in chiaro alcune cose. Ma comunque il tempo ce l'abbiamo fino all'anno prossimo. Io dico solo viva Sant'Agata e siamo tutti devoti. Presidente del nuovo Cereo Luigi Maina, come siete stati accolti? Beh, innanzitutto io sono molto contento di aver realizzato, diciamo, questa nuova esperienza e questa nuova realtà. Per quanto riguarda la festa, noi siamo molto contenti, anche perché quest'anno abbiamo potuto fare ben poco, che non, oltre ad accodarci, diciamo, alla processione. Io penso che finché c'è vita non si finisce mai di imparare e di migliorare. Quindi io spero che solamente di poter avere un po' più di dialogo. Io mi metto per ultimo io, però credo che le Candelore debbano avere un po' più di dialogo con chi organizza. Anzi, noi vogliamo ringraziare il nuovo presidente Carmelo Grasso, che al suo primo anno ha fatto il suo massimo, e quindi per questo diciamo grazie. Sant'Agata, lo sappiamo, è una macchina così grande, organizzativa, che non basta mai l'impegno che uno può mettere. Tutti hanno svolto un grande lavoro, l'unica cosa che forse ci manca è forse quel po' di dialogo, che avere un po' più di voce, ma non per essere, diciamo, per reclamare, non questo, ma giusto perché noi la viviamo sulla strada. La festa di Sant'Agata non si può vivere in televisione, la festa di Sant'Agata si deve vivere sulla strada, proprio per capire quali sono i punti e i bisogni della gente che fa la festa, ma non solo per noi delle Candelore. Io penso che la festa di Sant'Agata dal Fercolo alle Candelore sia un tutt'uno, anche se noi siamo molto più lontani, quindi bisogna stare sulla strada per capire quelli che magari possono sembrare per noi delle lamentele, ma che in realtà poi si trasforma in esigenze. C'è stanchezza, portatori? Ma abbastanza, dal 21 fino ad oggi mi sembra logico, a parte poi se si è aggiunta anche la febbre un po' per tutti, però tutto sommato la festa è andata bene, dal 21 fino ad oggi ci siamo divertiti, abbiamo completato tutto, lasciato contenti tutti, e questo è l'importante. A parte poi ci sono delle cose che vanno, secondo me, perché chiamato piano sicurezza, questo per me è piano confusione, perché non fanno altro che fare confusione. Cioè, noi siamo a mano di nessuno, ma è la verità, inutile che dicono, che fanno, le critiche ci vogliono, ma tanto non servono a niente, mi credo. Andiamo sempre in peggio. Abbiamo visto tutti, siamo stati un po' ristretti tutti. Noi però portiamo questa devozione avanti, a qualsiasi costo, ma a noi non ci interessa. Cerchiamo di raccontare il bello a tutti, certo, giusto? Beh, è normale, la festa di Sant'Agata è qualcosa di bello. Però giustamente quest'anno l'abbiamo visto il cambiamento e ci dobbiamo un pochettino abituare a tutto questo. Tu sei forse uno dei portatori più giovani. Come ti senti? Intanto buonasera a tutti, sono Michele Mirabella, portatore del Cereo Circolo Cittadino Sant'Agata, nonché pure tesoriere del Cereo Pastaio. Sì, diciamo, insieme ad altri ragazzi sono tra i più giovani che abbiamo partecipato a questa festa in qualità di portatore. La festa, tutto sommato, in grandi linee è andata bene. Come diceva il presidente Nino Marchi, appunto, ci sono sempre dei piccoli punti di vista che andrebbero rivisti, e che sia soprattutto un consiglio per migliorare, non una critica solo per criticare chi magari organizza la festa. Noi vogliamo dare il nostro contributo e
rappresentare un problema non significa solo dare il problema, ma dare anche una soluzione. Mi viene da pensare una piccola chicca che appunto accomuna, penso, un po' tutte le candelore, un po' tutti i portatori, tutti i presidenti, ad esempio è quella di giorno 3 dell'offerta della cera. Essendo appunto offerta della cera, come voglia si dimostrare, la nostra intenzione chiaramente è quella di offrire la cera a Sant'Agata e ovviamente entrare le candelore all'interno della cattedrale. Questo ci è stato impedito già da diversi anni per via di alcuni decreti inerenti alla sicurezza e l'ordine pubblico. Io penso che tutto può essere rivisto, chiaramente nelle modalità opportune, sempre rispettando la sicurezza, ma trattandosi appunto di una tradizione, e la festa di Sant'Agata si basa maggiormente sulle tradizioni. Penso che una tradizione sana, come appunto quella dell'offerta della cera del 3, penso che ci sia dovuta e sia dovuta pure a Sant'Agata. Abbiamo parlato dell'organizzazione e del programma di sicurezza, come vi siete trovati? Allora Roberta, sicuramente i tempi cambiano e un adeguamento ci deve essere, l'importante è che sia comunque funzionale e in un certo qual modo sensato. Sicuramente organizzare una festa del genere non è facile, assolutamente la perfezione non si può raggiungere. È anche vero però che se si attuano determinati piani e determinati protocolli, è anche vero che bisogna pensare se poi quel protocollo, quella procedura, quel piano ha realmente un'efficacia o meno, o potrebbe anche avere delle ripercussioni, cioè degli aspetti negativi. Negli ultimi anni, io dico me lo ricordo da sempre, più o meno, però soprattutto negli ultimi anni i tempi, a parte che si sono allungati tantissimo, è una festa che difficilmente si riesce a seguire tutta. Una persona che vuole seguire tutta la festa non ci riesce. E sono tempi assurdi, quindi secondo me si perde anche il bello di una festa, perché il bello di un qualcosa, potersi godere un qualcosa dall'inizio alla fine, è importante soprattutto per chi la sente. A chi non interessa, a chi fa lo spettacolo, il fanatismo, poco importa se dura 24 ore, 48 ore, 72 ore. Però chi vuole seguire la festa in un certo modo la segue con difficoltà. Tradizione e folklore, negli anni come si stanno modificando? Allora, si stanno modificando in positivo, perché ti posso dire che quest'anno siamo stati molto tutelati dalle istituzioni. Prima della processione, quando si esce appunto per folklore, portare in giro il cerio per i festeggiamenti, ogni anno uscivamo da soli, non eravamo mai seguiti da nessuno. Quest'anno c'erano molte istituzioni presenti con noi che ci hanno anche guidato e ci hanno anche aiutato a volte. L'unica pecca che realmente invece durante la processione, dove realmente avevamo bisogno delle istituzioni, purtroppo non c'erano. E questa è una cosa comunque da monitorare, molto da monitorare, perché ci sono stati degli attimi in cui avevamo veramente bisogno e purtroppo eravamo abbandonati, ma da tutti i lati, anche dal comitato del comitato dei festeggiamenti agatini. Questo sì, purtroppo è successo. Io spero che invece questo comitato serva a migliorare, non a distruggere, la tradizione delle candelore, lasciando stare tutto quello che si dice alle spalle dei ceri, che realmente non è così. Purtroppo non so perché abbiamo questa nomina, ma non è così per nulla. Quindi se deve esserci qualcosa da migliorare, che venga fatta dal comitato, perché è giusto che sia presente. E posso dirti che negli anni precedenti c'è stato qualche presidente che era veramente presente alla festa di Sant'Agata, che girava tra i ceri e chiedeva se avevamo bisogno o se succedeva qualcosa. Quest'anno e l'anno scorso nulla da fare, e questa cosa non può andare avanti così. Avete ovviamente una responsabilità grande sia sull'opera d'arte che portate in giro per la città, sia per le persone che sono attorno a voi, che quest'anno è stata una festa particolarmente partecipata sicuramente.
Quindi volete un po' più di supporto. Il supporto deve essere, allora, se noi dobbiamo fare una polemica, secondo me la polemica deve essere costruttiva, non distruttiva. Cioè, se loro sono sempre pronti a puntare il dito e dire ah, questo no, questo no, questo no, e realmente non è per costruire ma è per distruggere, secondo me non ha senso andare a fare polemica, no? Siete spesso al centro di attenzioni particolari, come vi sentite e come le affrontate? Allora, personalmente dico che quest'anno è stata una bellissima festa. Mi associo al discorso del mio amico Giuseppe, in quanto veramente siamo stati, sotto tanti punti di vista, tutelati. C'è tanto da rivedere, come diceva prima Michele Mirabella. Secondo me le candelore il 3 vanno in chiesa dopo la processione dell'offerta della cera, perché questa è una tradizione che si è persa e secondo me è un aspetto fondamentale da attenzionare. Poi ci tengo a dire, a discapito di tutto quello che si dice delle candelore, da chi le porta, dai presidenti, quest'anno abbiamo dimostrato tanta responsabilità, tanta devozione e questa è la migliore risposta con i fatti di tutto quello che si è detto dietro alle spalle di questa gente che lo fa solo per devozione, perché credetemi, portare la candelora è devozione. Vorrei che salutaste tutti i nostri follower con... Cittadini, viva Sant'Agata! Siamo davanti tutti! Cittadini, viva Sant'Agata!